Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi inauguriamo il Luna Park, finalmente un evento tanto atteso dai nostri cittadini. Vedo già tanta gente, tanti bimbi pronti ad andare sulle giostre. Bimbi, aspettate ancora 2 minuti, sentite 4 chiacchiere che poi andiamo tutti sulle giostre. Sono molto felice di inaugurare questo Luna Park perché rappresenta un po' parte della storia della nostra città. Sono anni che gli attrazionisti vengono da noi, anzi do il benvenuto a tutti gli attrazionisti, grazie di essere qui e di poter allietare per questo mese, per un mese con le vostre attività i nostri cittadini. Quest'anno intanto oltre al mio saluto vi porto anche quello del sindaco Romizzi e di tutta la giunta. Il sindaco Romizzi è impegnato in un altro evento e non ha potuto essere presente, comunque vi ha detto di salutarvi e di fare anche lui, vi manda anche lui l'augurio per una buonissima attività. Quest'anno il Luna Park inizia tenendo anche conto di quelle che sono state le esigenze purtroppo di ordine pubblico che in questi ultimi mesi si sono succedute. Avete visto, ci sono stati tanti eventi dove le misure di sicurezza sono state potenziate per cercare comunque di garantire la fruibilità del parco in tranquillità. Quest'anno vi sarà una musica unitaria in filo diffusione, non ci sarà la musica dei singoli attrazionisti e questo è dovuto innanzitutto per misure di sicurezza, quindi comunque c'è un modo diverso di fare musica nel parco quest'anno, ma si tutela anche quello che è la possibilità, magari, che ne so, si perde un bambino con il microfono, si stacca la musica e dappertutto si dà l'annuncio. Questa è una misura di sicurezza come tante altre avete visto in New Jersey. Non sono situazioni che attendono pericolo, ma che lo prevengono e che fanno in modo che comunque dentro il parco si possa stare tranquilli. Ringrazio anche gli attrazionisti che anche loro hanno collaborato per questa sicurezza nel parco e i vigili, tutti gli uffici. Abbiamo fatto un lavoro quest'anno, ecco, che è stato un pochino più impegnativo, però è tutto volto a fare in modo che tutti coloro che vengono a visitare questo Luna Park possano stare in serenità, in tranquillità e godere ancora meglio delle attrazioni. Quest'anno parte delle attrazioni sono rinnovate, c'è una nuova attrazione che spero, ecco, sia di gradimento per i nostri cittadini, perché è importante che il parco non sia statico, cioè che le giostre nel tempo non rimangano sempre queste, ma si va rinnovando come si va rinnovando quelle che sono le offerte che propone il mercato dell'attrazionismo. Io non mi dilungo a lungo, penso di aver parso il parroco. Concludiamo con la benedizione. Concludiamo con la benedizione. Vi ringrazio per essere qui, godetevi di questo splendido sole, godetevi delle attrazioni, buon divertimento a tutti, grazie ancora a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento. Grazie. Visto l'allungarsi della manifestazione sarò brevissimo, ringrazio l'amministrazione e i suoi funzionari per tutto quello che hanno fatto per noi. Il sorriso di questi bambini vale più di ogni mia parola. Grazie, buongiorno. Adesso passiamo alla benedizione. Sì, come consueto diamo inizio a questo tempo con una benedizione che non è fare gli scongiuri per scacciare i problemi, non è questo, ma è per sottolineare che ogni attività è di fronte a Dio. Dio si compiace di ogni attività dell'uomo, ce l'ha affidata lui questa terra perché la facciamo fruttare, perché ne godiamo. In questo momento qui per i perugini è un'occasione di svago, di riposo, dall'altra parte per le famiglie giostraie è la pagnotta, quindi c'è il mettere a frutto il lavoro e c'è il godere delle cose di questo mondo. Dio si compiace che possa essere tutto questo fatto, vissuto nella maniera più retta, che è secondo il principio della carità fraterna, amore al prossimo. In ogni cosa, sia nel divertimento che nel lavoro, possiamo fare reciprocamente il bene agli uni degli altri. Dall'altra parte c'è il farlo con egoismo, cercando solo il proprio bene. Ecco, allora che
la consapevolezza che tutto avviene davanti a Dio perché siamo chiamati a, perché ci sentiamo chiamati a, a viverlo nel bene, nella, nella carità fraterna. Per questo invochiamo a nome di tutti il Padre Celeste che ci ha affidato questa terra, che ci affida queste forze, che ci affida ogni cosa buona di cui possiamo godere. Insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E su voi tutti e su questo tempo scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon lavoro, buon divertimento. Strada.
Grazie.
queste va dalle tre persone alle due scarpe. Questo finale, dai! Ragazzi, nel frattempo ha visto che ti ho nominato la cassa, è il regolo che ti aspetto, avanti, avanti! Ecco, ecco, ecco.